Buongiorno ragazzi, oggi è il 16 settembre 2017. Abbiamo parlato di cittadinanza permanent residence e gli ultimi video era sulla life in the UK, uno dei requisiti per applicare per la cittadinanza. Quello era uno. E l'altra cosa che dovete fare è provare all'home office la vostra conoscenza della lingua inglese. Per farlo potete andare su, quindi dovete fare un test di lingua, non importa se lavorate qui da anni o quello che è, a meno che non siate accademici o abbiate conseguito una laurea, un titolo di studio in Inghilterra o in un paese dove si parla inglese, allora in quel caso forse potete saltare questo step e usare questa qualifica che avete ottenuto per provare la vostra lingua, la conoscenza della lingua. Altrimenti, come nel 90, la maggior parte di noi immigrant, dovete farvi il vostro test di inglese. Se andate su www.gov.uk/english-language troverete i dettagli. E i requisiti quindi sono: you can prove it by having either, quindi una English qualification B1, B2, C1, C2, oppure, come vi ho detto, un degree insegnato o ricercato in inglese. Se come me non avete l'ultimo, perché io sto facendo un master ma non l'ho ancora completato, per avere un B1, B2 in inglese, semplicemente la cosa più facile da fare è andare a guardare sul sito qui del governo quali sono gli istituti riconosciuti per darvi questo foglio di carta. E la cosa, vabbè, guardate pure la lista, ve la trovate qua. Ma vi dico io subito qua dove andare. Andate al Trinity College e scrivete B1 Citizen test su Google e vi esce appunto. Su Google avete messo Trinity College B1 Citizenship Test. La prima risultato è appunto il B1 SELT trattino GESE, non so cosa sono, grade 5. E dice infatti: "You must pass a secure English test in at least B1 speaking and listening per indefinite leave o British citizenship." Quindi questo è approved by UK Visa Immigration. Come funziona? Adesso andate sul loro sito, fate book, per esempio book London Holborn, per esempio, cliccate lì e selezionate la data del vostro esame. Costa 150 sterline, non dovete studiare nulla, è un esame orale che non dura neanche 10 minuti. Vi faranno chiacchierare, è un B1, quindi dovete, cioè, anche l'ultimo, cioè, se siete qua da 5 anni, per forza avete un B1. E quindi andate lì. Come per Life in the UK, dovrete portare il passaporto e il documento che avete, voi siete iscritti sul sito, dovete leggere bene l'email perché sono estremamente fiscali. Se portate la carta d'identità al posto del passaporto, potrebbero, e avete registrato il passaporto, vi segano, non ve lo fanno fare, dovete tornare un'altra volta, avete buttato 150 pound. Niente, andate lì, vi fanno un po' di domande, sarà atmosfera molto tesa, molto seria, molto formale, vi faranno parlare in un microfono, prenderanno foto di voi, perché ovviamente questa cosa è legata al discorso immigrazione. E poi fate il test, chiacchierate con la prof, roba easy, e basta, e vi daranno questo. Vi manderò nella posta questo certificato di spoken English. Me l'hanno dato anche dato col distinction incredible. Minchia, B1, vabbè. E basta, quindi questo poi una volta che ce l'avete lo allegate alla vostra documentazione insieme alla prova del Life in the UK. Allegate questo, poi le altre carte del passaporto e inviate tutto. Che altro devo dire? Niente, se praticamente buttate via 150 pound, questa è la morale, è una formalità. Poi
che costa. Però le cose importanti costano, quindi investite nel vostro futuro se ritenete che la cittadinanza inglese, britannica, faccia il caso vostro. E con ciò vi saluto, che è sabato e ho altro da fare che fare video. Ciao, buon weekend e in bocca al lupo per il test. In bocca al lupo, difficile, eh? Ciao!